Welcome back to our channel, J. Francis Vlogs, and please don't forget to subscribe and click that notification bell. Buongiorno a tutti, questo video è dedicato per tutti gli stranieri che sono qui in Italia. Come noi sappiamo, per essere in regolare dobbiamo avere il permesso di soggiorno. In questo video vi condivido come si fa a controllare il permesso di soggiorno che è ancora in corso. È importante che controlliamo l'avanzamento prima del vostro appuntamento, per essere al sicuro che non mancavano qualche documenti, oppure se vedete che se ci sono anomalie avrete ancora il tempo per preparare tutti i documenti necessari prima il giorno del vostro appuntamento. Nel vostro browser dovete solo iscrivere www.portaleimmigrazione.it e poi vedrete a destra c'è scritta area riservata per gli stranieri. Una volta entrata ci porterà in un altro browser che chiede il nome utente, che trovate poi nella raccomandata che ha lasciato la posta. E lì mettiamo il nome utente, come nella, e poi anche mettiamo il password che è lì a sinistra. Ricordatevi che il user ID è il nome utente, che a destra è il password, quello a sinistra. Una volta messa, conferma e troverete qui tutto il dettaglio del vostro appuntamento e anche se mancavano qualche documenti li scrivono anche qui, come qui in questo video. Vedete che ci sono, che manca la fotocopia del contratto di soggiorno modello Q. Ecco, come avete visto nel video che ho fatto per fare l'esempio, abbiamo visto che manca un documento che noi non sappiamo, perché nessuno ci ha detto, nessuno ci ha mandato il messaggio che dobbiamo portare quel documento lì nel giorno del nostro appuntamento. Ecco perché è importante di controllare sempre prima di andare in questura. Comunque, ecco tutto e grazie per tutti che hanno guardato questo video. E poi se avete qualche commenti, se volete chiedere qualcosa, dovete solo scrivere nei commenti. Grazie e arrivederci.